ad aiutare i ragazzi, soprattutto le ragazze, a fare discernimento, cioè a guardare in profondità nella propria vocazione, è dedicata la vita di Suor Maria Pia Giudici, una religiosa salesiana che a Subiaco, nell'eremo di San Biagio sul Monte Taleo, guida una piccola comunità di suore che animano un centro dedicato all'ascolto e alla riflessione sulla parola di Dio. E a incontrarla è andata il nostro Gabriele Camelo. Vediamo. L'incontro con Dio è stato mentre ero su un rettilineo in discesa, in corsa velocissima su una bicicletta, mentre sentivo il vento che scompigliava i miei capelli, ho sentito che nessun uomo poteva rispondere alla sete di amore che avevo dentro. Sono entrata tra le figlie di Mariosa Isatrice perché mi sembrava molto importante unire alla preghiera anche l'accompagnamento dei giovani, ascoltarli nelle loro profonde tempeste interiori, orientarli e qualche volta aiutarli a trarsi fuori dal pelago alla riva. Ho detto a me stessa, ecco, io mi deciderò quando sarò pronta ad andare a Canicattì, se mi mandano fin laggiù, e a lasciare gli studi e mettermi a sbucciare patate. Quando ho sentito che per amore del Signore potevo fare questo, ero libera di fare anche questo, sono entrata. Credo di averlo detto anche alle mie superiori e ha fatto una bella risata, ha detto no, tu continui l'università perché ti aspetta poi l'insegnamento. Grazie a Dio ho sentito subito un feeling con queste ragazzine preadolescenti e allora avevo escogitato l'idea di un quaderno dell'amicizia. Lo tenevo sulla cattedra e dicevo anche negli intervalli, quando volete, se qualcuno vuol scrivere mette anche il suo problemino, se vuole mette la firma, se no no, io leggerò e darò la risposta. Avevo invitato alcuni giovani, ragazze soprattutto, interessati ai problemi del cinema. Allora abbiamo fatto un po' di cineforum. Vedevo queste ragazze però che avevano problematiche umane difficili e un giorno ho detto, ma cosa pensate se quest'estate organizzassimo in montagna 10 giorni in cui al mattino ci diamo alla parola di Dio e al pomeriggio alla montagna. E 10 giorni, almeno 8 di pioggia, a 1200 metri, un freddo, però la parola agiva. E questi che sono partiti tristi, problematiche, piene di dubbi, eccetera, sono andati cantando. Siccome al campeggio era venuta a trovarci una consigliera generalizia, mi venne così l'ispirazione del momento di dire, ma perché non facciamo una casa della parola di Dio per giovani che desiderino questo? E lei ha aspettato due minuti e risponde poi sì. Qui aiutiamo la persona a incontrare il Signore. Chiunque faccia sul serio può venire qua.